Giorno 1. Il mio nome è Elena, anche se mia madre mi ha sempre chiamato Fanny, diminutivo di Fanella, la bambola beat degli anni 70. A lei piaceva sentirsi un po' figlia dei fiori. Credo desiderasse, con quel nome solo nostro, trasferirmi l'aspirazione a essere una donna moderna. Fanella, con i suoi grandi occhiali neri, i leggings aderenti sul corpo flessuoso, i capelli piastrati e la frangetta ribelle, avrebbe dovuto rendermi libera, ma il nome non basta. Vivo sola e non esco dal mio appartamento da 15 giorni, come il governo ha intimato di fare per evitare di infettare o essere contagiati dal Covid-19, un virus sconosciuto che minaccia i nostri polmoni. All'inizio ho pensato che il nemico sarebbe andato via così come era venuto, cioè senza fare rumore. Mi sbagliavo. Ammetto che la sua presenza mi rassicura. Passo le giornate facendomi compagnia. Penso a tutto e a niente, anche se in quel tutto e niente ci sono io e quello che mi gira intorno. All'inizio dell'epidemia le comunità si sono ammutolite e i rumori acquietati. L'entusiasmo poi ha preso il sopravvento e la gente ha iniziato a incontrarsi sui balconi intonando nuovi e vecchi ritornelli, fino a quando il numero dei decessi è aumentato e anche la musica è finita. Dicono che siamo in piena emergenza e chissà quando finirà.